Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Farnesina per le imprese, nuove opportunità per le start-up italiane in Israele. Israele, la Startup Nation, al primo posto al mondo per numero di start-up pro capite per brevetti registrati, investe ogni anno quasi il 5% del PIL in ricerca e sviluppo. È per questo che il paese, grazie anche a una popolazione giovane e a un buon clima d'affari, può contare su una forte capacità di attrarre nuovi capitali. Circa il 47% delle imprese israeliane ha una partecipazione estera rilevante o è interamente controllata da gruppi stranieri rispetto a una media europea del 9%. In questo contesto si inserisce Accelerate in Israel, lo strumento di sostegno finanziato nel quadro dell'accordo bilaterale di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica, pensato per offrire alle startup italiane un periodo di accelerazione in Israele. Il programma offre alle startup italiane più dinamiche e intraprendenti un'opportunità unica per sviluppare e affinare la propria idea di impresa attraverso un'esperienza diretta nell'ecosistema dell'innovazione israeliano e un confronto costante con startup, investitori e imprenditori internazionali. La prima edizione del programma, promossa dalla nostra ambasciata in Israele, si è conclusa ad aprile con pieno successo. 7 startup italiane hanno svolto un periodo di accelerazione da gennaio ad aprile presso il Tech Center di Eilat, con un intenso programma formativo, approfondimenti tecnici e momenti di confronto con investitori e imprenditori, in settori altamente innovativi quali high-tech, smart mobility e clean tech. Il bando della seconda edizione, che vede agenzia ICE quale main partner nell'ambito del programma Global Startup Program, la conferma di Intesa San Paolo Innovation Center, la nuova partecipazione della Camera di Commercio Italia-Israele, ha riscosso un enorme successo con 52 startup italiane che hanno presentato domanda. L'obiettivo è quello di finanziarle tutte per far sì che Accelerate in Israel si affermi nei prossimi anni con un programma sempre più capace di far crescere le nostre startup italiane, sfruttando in particolare la complementarità dei due sistemi industriali e dell'innovazione.